C'era una volta, in mezzo a un bosco, sul sentiero che portava alla scuola del paese, una casa fatta di merendine, con il tetto di panna, le finestre di zucchero trasparente e lo steccato di patatine fritte. Era stata costruita da una vecchia strega per attirare succulenti bambini che, cotti a puntino, sarebbero diventati prelibati bocconcini per la sua cena. Ma i giorni passavano e i bambini di ritorno da scuola, anche se affamati, non degnavano di uno sguardo l'appetitosa casetta. La strega decise quindi di fermarne due per chiedere loro come mai non fossero attratti da tutte quelle delizie. Hansel e Gretel, questi erano i loro nomi, le risposero che non sempre quello che ci piace ci permette anche di vivere sani. Mangiare qualche volta patatine fritte e dolci va bene, ma un'intera casa farebbe venire mal di pancia a chiunque, anche a una strega. Hansel e Gretel decisero così di aiutare la vecchina a ricostruire la casa con alimenti differenti. «Le fondamenta della casa», disse Hansel, «le costruiremo di frutta e verdura, perché contengono vitamine e minerali, indispensabili per il buon funzionamento dell'organismo». «E anche fibre», lo interruppe Gretel, «che regolano e proteggono l'intestino, l'organo del nostro corpo dove principalmente viene assorbito il cibo». La mansarda la costruirono di cereali, un po' di riso, un po' di pasta e un po' di pane, ricchi di carboidrati che il nostro corpo utilizza per avere l'energia per giocare, andare a scuola e fare moltissime altre cose. «Attenzione! Fate passare i fagioli per il tetto!» intervenne lo scoiattolo. «Per una casa bilanciata serve una copertura di pesce, uova, latte, carne, ma soprattutto legumi, quegli alimenti che contengono le sostanze chiamate proteine che, tra le altre cose, sono indispensabili per costruire la struttura del nostro corpo. Il comignolo fu realizzato in olio extravergine d'oliva. Un po' di grassi servono per stare in salute. Per avere una casa perfetta serviva infine un bel ruscello d'acqua fresca». «Siamo fatti per la maggior parte d'acqua», disse Hansel, «e per stare bene bisogna berne almeno 8 bicchieri al giorno». «Il cibo ha una grande influenza sul nostro benessere», concluse Gretel, «e gli scienziati continuano a studiare quali alimenti consumare più spesso per un'alimentazione sana». La nuova casa sembrò subito molto appetitosa anche per la strega, che da quando iniziò a mangiarla si sentì più felice e in forma. Non aveva più voglia di cibarsi di bambini e le era tornata la voglia di giocare e stare in compagnia. Decise così di organizzare un bel pranzo nel bosco, invitando i bimbi affamati di ritorno da scuola. Fu una giornata bellissima. «È vero», disse la strega, «si mangia per placare la fame, ma assaggiare un po' di tutto in compagnia è la ricetta migliore per vivere felici e in salute».